Perfetto, adesso io passo la parola al dottor Barca che sicuramente farà un incrocio fra questi ragionamenti e tutto quello che noi stiamo facendo con il tempo. Geniale, Lucatelli. Enrico, è meno in salita la strada, anzi, diciamo, tu ci hai fatto sentire abbastanza a casa, che era un po' l'idea, non è a caso che questa è anche, oltre a essere il forum di Arinterne, anche una puntata delle tante passaggi del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Ci hai fatto sentire a casa perché abbiamo sentito le parole che abbiamo discusso nei gruppi di lavoro, abbiamo parlato di risultati, abbiamo parlato di inclusione sociale, abbiamo parlato di un terreno in cui l'innovazione produttiva, cioè l'aumento della competitività, deriva, come ci ha spiegato Schivardi a Napoli, ma come vediamo in ogni area interna, dal fatto di dare lo spazio ai creativi e agli innovativi, non continuare a dare soldi a imprese decotte. Il tema è quello, quindi uguaglianza di opportunità di accesso al credito vuol dire aumento della produttività. Per chi di noi ha una certa età sembra ritornare quell'assonanza fra salario e profitto, fra uguaglianza e innovazione, che era nelle parole di uno straordinario economista che era Claudio Napoleoni, ma questa vale solo per 6 di voi in tutta la sala, per fortuna, perché l'età della sala, Enrico, è bassa, che è un segno positivo, molto più bassa. Ho capito, no, tutti però. L'età media. Età bassa, bella distribuzione dell'età. Allora, e siamo in sintonia, pensate un po', però viene il dubbio che in sintonia siano venuti loro con noi, anche con l'Europa, da quando improvvisamente ha riscoperto che esiste una cosa che si chiama Europa Sociale. C'è un documento da 20 giorni, importantissimo, decisivo, che rischia di rimanere carta straccia se i governi non lo prenderanno come punto di riferimento, se non avrà soldi, se le politiche di coesione 2027 non verranno piegate a realizzarlo, che è un documento di grande qualità e valore, come non vedevamo da tempo, sulla Europa sociale. Noi ci sentiamo a casa, ci sentiamo meglio di qualche di 2-3 anni fa, quando eravamo tutti un po' più soli. Però prima di ritornare alle tue rette, al quadro che tu hai fatto, io riparto da molto in basso e dico una frase che invece non l'ho trovata in nessuna chat, ma la sentivo nell'aria durante il 2016. Sì, bella cosa, me la so scritta, da adesso in poi parlo leggendo, che così la faccio più rapida, anche perché tu non lo sai, Enrico, ma noi siamo l'inframezzo prima dei calanchi, quindi se noi la tiriamo troppo lunga ci ammazzano tutti. Sì, bella cosa, simpatica, inclusiva, però adesso che abbiamo fatto sta partecipazione, la strategia, gli indicatori di risultato, adesso andiamo al sodo. Avrei quei 3 progetti che avevo dentro al cassetto, belli cantierabili, così finalmente spendiamo. Chiuse le virgolette. Abbiamo sentito montare questo ritornello durante il 2016, l'abbiamo sentito nelle voci di quelle classi dirigenti locali che non si arrendono all'idea, sapete quanto le voglio bene, quindi posso parlarne male, non parlerei male di me stesso, di perdere la posizione di intermediari e rentier dei fondi per la sopravvivenza, che si chiamano FEASR, FSE, fondi per la montagna, chiamateli come volete, ci ho lavorato tutta la vita, diventano fondi di sopravvivenza, o che sono vittima, come dice Franco Arminio, visto che siamo vicini a casa sua, degli scoraggiatori militanti, ma anche l'abbiamo sentita, Sabrina, come un sussurro fuggito di così, in un momento di debolezza, da chi, avendo creduto alla strategia, ne soffrì e ne aveva sofferto con lealtà, impegno e difficoltà, cominciava a dubitare di avere proprio messo le uova nel paniere sbagliato. E c'era a Roma e altrove chi non aspettava altro per gettare discredito sulla politica di altri, visto che non riuscivano a combinare nulla, almeno smontiamo quelli che forse combinano qualcosa, o per riprendere vecchie pratiche compensative e mortificanti per le aree rurali, fossero esse del sud o del nord. E per queste ragioni, Sabrina, per la sfida della strategia area interna agli interessi più retrivi, alla cultura dominante che pretende di ipersemplificare ciò che è complesso, per il tentativo di mettere in partita luogo per luogo le conoscenze delle persone, anticipando l'attenzione all'inclusione sociale e alla persona, che finalmente torna non solo nelle parole del Papa, ma anche in quelle della laica Europa, per tutto ciò è un grande risultato che le esitazioni del 2016 siano alle spalle, che molte strategie siano state approvate, che molte altre siano per strada, che tutto ciò sia colto con forza dal governo in carica, come ha testimoniato oggi il Ministro De Vincenti, e che oggi voi siate qui in una rete
che comincia a prendere forma, a confrontare i passi in avanti già compiuti prima ancora di spendere fondi. Perché avete cambiato? Perché è un po' cambiata la cultura. Tutto ciò è importante, e ritorno al tuo livello, Enrico, per i vostri singoli territori, ma lo è anche per l'Italia. Non soltanto perché voi, i mille sindaci, rappresentano una popolazione limitata che però presidia, direbbero gli inglesi, è guardiana della bellezza di un quinto del territorio nazionale, ma perché evidentemente esiste un valore nazionale che io, su cui vorrei soffermarmi, perché è un valore che ci fa più forti in Europa, ci fa, dove abbiamo problemi ad essere forti e lo avremo. Io sarò a Bruxelles alla fine di giugno a discutere di coesione 2027, l'Italia ha difficoltà ad affrontare, va incontro a quel confronto con una grande difficoltà, e Arentene la può aiutare. E perché ci serve a capire meglio, che è quello su cui chiudo, qualche passo. Per arrivarci, me la domando secca, come mai, nonostante quella roba che ho raccontato, quelle difficoltà, quelle opposizioni, l'oggettiva difficoltà e gli errori che abbiamo fatto, a cominciare ovviamente dal sottoscritto fino a che ha avuto un ruolo, perché abbiamo retto, nonostante i tempi lunghi di scetticismi e di attacchi? Questa domanda è importante. Sì, certo, mi viene in testa, importante è la vostra capacità, che è ben simboleggiata, e lo voglio dire adesso che sono lontano, dalla risolutezza, dalla franchezza, dalla concretezza e dall'empatia di Sabrina. Ma perché la strategia ha convinto persone come lei e voi a non andare a fare altro, perché i meglio possono sempre fare altro, cominciare da lei. Perché avete deciso di dedicargli una quantità di tempo irrazionale dal punto di vista di un conto autoreferenziale e corto di convenienza? Perché l'avete fatto? Io vi dico che l'avete fatto perché quel nuovo metodo, che è rivolto alle persone nei luoghi, questo è place-based approach, persone nei luoghi, non solo alle persone, non solo ai luoghi. Nel disegno mondiale dello sviluppo sostenibile, di cui ci ha ricordato Enrico, di cui Enrico ci ha dato con forza alcuni tratti, nella riforma della politica di coesione europea del 2013, che dovrebbe trovare attuazione in questo paese, e nel risveglio del progetto di un'Europa sociale, la strategia Renten è un vento di teoria e di prassi, di visione e di concretezza. Per di più è un vento che prende di petto, che affronta, anzi che ha affrontato in anticipo una nuova profonda faglia che attraversa l'intero Occidente, che è la faglia fra città e campagna, che ha già fatto la storia politica dell'Occidente, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dalla Francia all'Olanda, perché i perdenti della globalizzazione o del federalismo in Europa si avvertono sono nelle aree rurali. Non devo dirvi di che si tratta perché lo sapete, in tutto l'Occidente i cittadini di queste aree soffrono e avvertono profonde minacce economiche e sociali, al lavoro e ai propri diritti, che sono ben rappresentate, bellissimo quel rapporto, finalmente l'ho letto, dai numeri del rapporto Nazioni Unite Europa sulle città, bellissimo rapporto che con una nuova metodologia identifica le aree rurali e mostra quello che sto dicendo nei numeri. Ma in questi territori si avverte, nelle aree rurali di tutto l'Occidente, minacce normative profonde, lungo sottovalutate, la messa in discussione dei propri valori identitari, il dubbio su ma chi siamo, la sospensione difficile fra una, l'ha evocata Enrico oggi, fra una nostalgia e l'omologazione, la difficoltà di trovare un equilibrio fra nostalgia e omologazione agli standard. Una minaccia che morde questa fortissimamente i giovani, sin dalla prima età, ce l'ha ricordato Enrico, fin da quei passetti che fanno nella scuola dell'infanzia. Queste minacce sono legate, vengo al punto un pochino più solido, nella percezione collettiva a grandi fenomeni esterni, la tiritera, la globalizzazione, il movimento verso le città, le migrazioni da povertà, guerra e dittatura e la diversità che importano nella strada del nostro borgo e l'angosciante cambiamento climatico. Va bene, ci sto, questo è il contesto, è un contesto di rivolgimento, ma come sempre nella storia c'è sempre stato, chi vive il presente è sempre convinto che la storia stia camminando più velocemente di prima. La causa delle minacce che ho detto, economiche, sociali e normative delle aree rurali, deriva dal modo in cui cultura e politica hanno affrontato quei fenomeni, non oggettivamente da quei fenomeni. Sulla faglia città-campagna, diciamocelo, anche perché ho commesso anch'io, insieme a Flavia Terribile che è qua, i miei errori,
fatto anche tante cosine giuste mentre dirigevo l'Ocse per 8 anni, ma abbiamo commesso i nostri errori. Hanno pesato gli atteggiamenti culturali dei ceti favorevoli alla globalizzazione, fossero essi di sinistra o di destra, finanziari o culturali, la mitizzazione della concentrazione nelle città, la supponenza verso le aree rurali che troviamo in bellissime analisi e testimonianze delle ragioni per cui l'America ha votato Trump, trattate magari, diciamocela Flavia, come luoghi di intrattenimento, amenities, diceva il nostro amico, amenities, un grande parco giochi, oppure un'area di primitivismo, a chi di voi ha letto A Brave New World, il mondo nuovo di Huxley, eh? Una roba da tenerci perché ci fa comodo andarci ogni tanto. E hanno pesato su questa roba non solo la cultura, ma le politiche figlie di questa cultura, politiche disattente ai luoghi dove le amministrazioni pubbliche disegnano interventi, riforme strutturali di salute, scuola, giustizia, mobilità, telecomunicazioni, che sono in realtà a misure dei centri, perché sono fatte da gente come me che vive nei centri, non perché siamo cattivi o abbiamo interessi, che ignorano le specificità delle aree a bassa densità. Politiche alternativamente che hanno assecondato addirittura i flussi migratori interni verso le aree urbane, pensate ai disastri che ciò ha provocato nella Turchia. Larga parte del disastro oggi della Turchia deriva da questa politica che ha favorito la spoliazione, la partenza di milioni di persone dalle aree del Tigre Eufrate verso Istanbul, ignorandone le esternalità negative delle città e le potenzialità che si perdevano nelle aree rurali. Infine, e qui sentiamo aree di casa nostra, le politiche compensative per evitare le tensioni originate dai disastri delle due precedenti, che hanno trasferito fondi, eppure tanti, come abbiamo scoperto con Sabrina, con Enrico, con tutti quanti in questi anni, per infrastrutture e incentivi, affidandone l'uso a classi dirigenti indotte a sperare che nulla cambi, perché se nulla cambia continuano a svolgere una funzione da rentier e intermediario, la gente ha bisogno di me. Quindi uso i soldi solo per salvare il breve termine. Ed è dunque, se è colpa delle politiche, è dunque con un cambio di cultura e di politiche che la faglia città-campagne può essere affrontata, applicando quell'approccio place-based che non mi sono inventato io, neanche Philip McCann, neanche Andrés Rodríguez Pose, per nominare quelli che a differenza di me sono due insigni accademici internazionali, ma quello che l'Unione Europea ha fatto propria almeno sul piano teorico, almeno sul piano concettuale, ma anche con molte regole nel 2013. Una politica attenta ai luoghi, cioè fondata sulla consapevolezza che gran parte della conoscenza necessaria per riscattare un luogo si trova in quel luogo, ma che essa non basta, perché se non si parla con i centri di competenza avanzati dei grandi centri urbani non serve a niente. Il mondo è complicato, non è semplice. Secondo, consapevole che perché quella conoscenza all'interno dei luoghi potesse uscire allo scoperto c'è bisogno di quella roba che abbiamo chiamato con Amartya Sen un confronto aperto, acceso, che c'ha anche gli antagonisti, informato, i nostri decisivi numeri, gli indicatori di risultato, e ragionevole, cioè come dice lo psicologo morale Jonathan Haidt, che parla anche ai sentimenti, non solo alla ragione. E dunque eccoci all'essenza della politica place-based, perché quel confronto interno delle comunità avvenga c'è bisogno di una cosa complicata, che è quella che cerchiamo di fare in questa comunità che si è creata. Da un lato legittimare la classe dirigente democraticamente eletta, a differenza di quello che avevamo fatto 20 anni fa con i patti territoriali, tanto per essere chiari, ma dall'altro destabilizzare a opera di un centro pubblico o con vocazione pubblica il fatto che quella classe operi in modo vecchio, cioè che costringerla, condizionare, l'Unione Europea dice condizionalità, il loro potere, il loro ruolo al fatto che essi agitino le acque, aprano il confronto, ma non basta, e chiudo sul quadro e vengo a piccole cose. In quel patto il centro deve prendersi, sia esso la regione o lo Stato centrale, poca importanza, che le autorità politiche responsabili, poi le politiche ordinarie, della scuola, della sociale, della mobilità, devono piegare davvero le proprie azioni ordinarie alla strategia territoriale che emerge dalla politica, altrimenti quella politica e i progetti che la politica fa non servono assolutamente a nulla. Se, come diceva Mario Draghi tanti anni fa parlando delle regioni del non successo nel sud, il resto della politica se ne va per i conti suoi. Questa è l'essenza del lavoro che state facendo, forti. Lo dico in una parola sola perché me l'avete già sentito dire, e qua voglio andare invece a 3 punti finali.
forti di quella peculiarità dell'Italia che rende più forte la scommessa sulle aree rurali e della campagna, la diversità naturale, la rugosità e quindi del culturale e naturale delle aree interne, è un tratto che assicura a ognuna di esse un forte, questo è un punto delicato, termini psicologici e antropologici, che assicura a ognuna di esse un forte senso di identità culturale, dei margini maggiori di sopravvivenza, allevia l'ansia sul chi siamo. Ciò non toglie che poi devi uscire dal nostalgia omologazione, ma gli dà più tempo per farlo, e che al tempo stesso, parliamo di capitalismo, visto che siamo sul mercato, questa diversità di queste aree va incontro alla crescente richiesta di diversità che i consumatori rovesciano sui mercati, domanda di prodotti alimentari, di culture, di esperienze di viaggio che sono diverse, quindi una forte opportunità. In più, e questo modo di lavorare, la vostra presenza ne è una testimonianza, se Torino, Firenze e Palermo faticano a dialogare fra di loro, i loro sindaci faticherebbero a trovare un terreno forte di congruenza, Valmaira, Casentino Tiberina e Madonie non faticano a parlare la stesso linguaggio, la stessa cosa, quindi si compie nelle aree interne un meccanismo di unità nazionale. Questa roba, Enrico, parla e rende concreta e consente di calare nei luoghi. Bella sta foto, ma mi sa che... Ah no, c'è ancora. No, perché sembrava un santino. Sì, perché arriva... No, va benissimo, ho avuto paura. Ho avuto... No, Enrico, è che era rimasto il santino che... dà concretezza al disegno dello sviluppo sostenibile. Io lì a Napoli ho detto con un po' di paura, ma Enrico ha messo l'impegno che ha messo nel montare l'alleanza di 160 organizzazioni di cittadinanza attiva proprio perché aveva la stessa paura. Il mondo non può prendersi la responsabilità di annunciare per il 2030 dei grandi obiettivi e poi deluderli, perché la gente si incazza e si incazza due volte. Quindi, come dire, lo sforzo di Enrico con l'alleanza, come dire, l'essere parte, il sentirci come aree interne parte di quell'operazione è anche un modo di dare concretezza a qualcosa che ha bisogno di essere. E poi l'Europa. Questo modo di ragionare ci invita però anche a... ci dà degli spunti sui prossimi passi. Ce ne sono quattro. Di uno non parlo, perché ne parlerò il 28 di giugno a Bruxelles, ed è molto secco, viene dalle vostre note. I cinque fondi della politica di coesione è ridicolo che siano separati. L'Italia deve fare una battaglia perché siano unificati, creano filiere di potere burocratico, moltiplica le regole, frena ogni disegno. L'avevamo scritto nel rapporto del 2008, ma non ha fatto un passo in avanti. Io credo che l'Italia debba arrivare al punto di dire: io non li voglio i fondi di coesione se non sono unificati i fondi. Che non si può fare una politica integrata dovendo rispacchettare una roba che è già stata impacchettata. Sabrina l'ha detto meglio di me. E tre messaggi invece sono per noi. Primo, coraggio, innovatività e risorse umane. Questi li leggo così sono veramente rapido. Chi è arrivato alla svolta dei progetti sa che per quanto si è stati bravi la prova sta ancora da arrivare nell'attuazione. Dove non ci si deve accontentare, non dovete accontentarvi, quei progetti non vanno realizzati bene, vanno realizzati benissimo e monitorando giorno per giorno l'attuazione per aggiustare il tiro in base a quello che scoprirete che non funziona. Spesso lo dico specialmente al sud, in cui soffro per altri fronti in questo momento, in altri due progetti che ho in testa da privato volontario, la sindrome dell'ultimo miglio. Il sud davanti all'ultimo miglio si rasserena e dice: ce l'abbiamo fatta. E passano tutti gli altri. E poi tirando dentro il disegno della strategia, quello che dentro ancora non c'è, quelle scelte che non avete avuto ancora il coraggio di compiere, e lo sapete. Sabrina ve l'ha detta con la sua franchezza, e che potreste finanziare con altre risorse pubbliche. La programmazione 14-20 avrà il fiato corto fra due anni, se avete costruito roba ci saranno soldi, e se non sono quelli, sono quelli delle fondazioni private. L'ultima cosa al mondo che manca in questo paese sono i soldi. Senza compromessi però con il vecchio, affinché i vostri 30.000 abitanti capiscono che una e non trina, tutti sempre pensano che ce ne siano almeno altre due di partite che vengono giocate, è la partita da giocare in quel territorio. Per fare questo avete bisogno di truppe fresche, di risorse umane sul campo, che non sono e non bastano assistenze tecniche private o pubbliche, anche perché l'Agenzia per lo Sviluppo oggi vi ha detto: sul supporto tecnico e amministrativo siamo pronti.
prendetela in parola, l'ha detto oggi. Ma avete bisogno, a mio parere, io credo, soprattutto e anche, di tecnici di qualità a disposizione dei vostri sistemi intercomunali permanenti o a disposizione, ne parlavamo con un sindaco, della gestione dei servizi che avete scelto di associare. Come Stato, e lo dico con forte convinzione tecnica, anche perché, come dire, pur avendo opinioni politiche simili, non siamo esattamente amici, come Stato nel Friuli Venezia Giulia, con la creazione di tecnostrutture intelligenti per le 3 aree progetto nostre, come per tutte le altre 14 aree vaste costruite intelligentemente da quella regione. La prima cosa, costruisco la struttura, la tecnostruttura. Nella vostra azione collettiva che vedo crescere e che, cogliete quello che sto per dire, dopo un documento delle aree dell'arco alpino, spero abbracci subito anche il nord, il centro e il sud assieme, perché voi siete forti se siete assieme, metterei al primo punto. Secondo punto, adattare al territorio in modo permanente le politiche nazionali. Io direi non deroghe. Ho la fortuna, rispetto a Enrico, che ha ben più difficile compito di me, di poter parlare, come dire, in maniera... perché? Nella concreta attuazione della strategia sono sorti ostacoli a quella piegatura territoriale dell'azione ordinaria che pure è un requisito irrinunciabile. Sicuro, è irragionevole, siete voi ad osservarlo, che in un'area si realizzano progetti per la medicina a distanza o per nuove forme di marketing o per il lavoro in comune degli studenti di una scuola con quelli dell'altra parte del mondo e poi si scopre che l'innalzamento della connettività ad almeno 30 megabyte non è stata considerata una priorità della programmazione e arriverà dopo 4 anni. È demenziale se una regione fa questo. Come il centro sbaglia, perché non è possibile giocare la partita di una scuola che prepara le competenze utili di un territorio. Dobbiamo avvicinare la scuola alla vocazione del territorio, siamo andati dicendo con tutti quanti. Poi al dunque, sulla base nonostante esista un piano ragionevole, il centro non appare pronto a puntare sul raggiungimento di soglie di frequenza, non domattina, ma alla fine della strategia. Rischiamo tutti. E allora servono deroghe perché queste due cose avvengono? Io capisco l'intenzione, ma vi inviterei a pensare, perché chiamarle deroghe? Non devono esserlo, sarebbe una sconfitta, l'ennesima autoghettizzazione, una roba che suona già di temporaneo. Perché non sono impegni regolamentari e, ove necessario, legislativi che diano priorità o che diano una base normativa al mio ex collega dell'amministrazione pubblica, che non se la sente a norma data di poter, come dire, dare una lettura flessibile della norma? Non è che non voglio più capire uno con cui ho lavorato fino all'altro ieri. Quindi però non una nuova grande legge di accompagnamento delle aree interne, ma ritocchi di fioretto a norme esistenti che rompano le rigidità che ci sono. Chiudo. Parlare con una voce sola e apprendere gli uni dagli altri, qui credo, appunto, non ci siamo sentiti, ma non ne abbiamo bisogno con Enrico, diciamo che sarà un punto su cui Enrico ritornerà, perché gliel'ho sentito fare molto da lui. Mobilitarsi per rappresentare esigenze, avanzare proposte e adoperarsi per informare. È già l'assaggio della federazione che l'accordo di partenariato prevede e che è ora di creare. È evidente che non deve essere e non sarà un nuovo sindacato dei sindaci, ne esistono già, ma un centro di competenza che attraverso le organizzazioni esistenti susciti iniziative e campagne. Ricordo le parole con cui l'accordo di partenariato descrive la federazione. Non si tratta del vecchio concetto di assistenza tecnica, ma piuttosto di una piattaforma di confronto che serva a promuovere e facilitare il raggiungimento dei risultati della strategia attraverso la condivisione e la messa in comune di esperienze. Ora questa piattaforma, ha ragione Enrico quando è lui primo a dirlo a me, è urgente. Lo sapevamo che la prima leva di aree avrebbe patito le pene della novità. Tanto lo sapevamo che abbiamo detto non vi conviene essere i primi. Ai primi. Allora, abbiamo detto ai secondi, ovviamente. E così è stato. Il team centrale e quelli regionali hanno appreso da questa fase di lezioni quante volte si è cambiata linea, posizione, ma è arrivato il momento che ad apprendere siano anche le aree direttamente l'una dall'altra, che è quello che una federazione ti consente di fare. È arrivato il momento in cui gli elementi forti, comuni, possano emergere fuori. A me ha colpito improvvisamente al forum della PA trovarmi accanto dei sindaci e sentire la stessa musica.
che avevo sentito peraltro tanto tempo fa da Enrico, questo binomio energia welfare di comunità, energia welfare, che è un binomio che sta uscendo fuori dappertutto, come quella della concentrazione di tanti plessi scolastici in una nuova scuola delle aree interne. Quindi non solo comunicare, e qui proprio siamo in sintonia con la parola, l'avevo scritta, me l'hai rubata, mi fa piacere che l'hai rubata, te l'ho messa su Twitter, Enrico. Non soltanto quindi federazione per scambiarsi al solito errori già compiuti, soluzioni di problemi, ma anche, come ha detto, per mostrare che dal territorio non vengono solo mille dolci fiori, io il solo ce lo metto perché il fiore è sempre bello, insomma, fanno, ma soluzioni strategiche ai problemi del paese. Guardate che sta capitando in 15 luoghi, forse è la linea nazionale dell'intero paese. Quindi, dato che proprio Enrico con la sua energia, la storia, il suo impegno potrà dare un contributo decisivo a questa fase, a questo passaggio, io nel mio ruolo di volontario ci sono.